qualche costruttore europeo che inizia ad abbandonare sempre più spesso i saloni, e lo stiamo vedendo alle ultime edizioni di Parigi e di Francoforte, ci sono nuovi interessanti competitor che arrivano dall'Asia. Uno di questi è la VinFast, che viene dal Vietnam e che ieri, proprio qui al Salone di Parigi, ha fatto una presentazione in pompa magna con tanto di David Beckham come testimonial d'eccezione. Ma che macchine fa questa VinFast? Qui a Parigi ha portato una berlina, una grande berlina di 4,90 m che si chiama Lux A2.0 e una SUV altrettanto grande che si chiama Lux SA2.0. Lo sapete chi le ha disegnate? Pininfarina. Andiamo a vederle. La storia del design di queste due macchine, secondo me, è bellissima e vale la pena di essere raccontata, perché lo stile di questi due veicoli nasce da un progetto che è stato partorito da Italdesign Giugiaro e che è stato poi sottoposto a un vero e proprio sondaggio, un voto popolare in Vietnam, che lo ha eletto come il migliore tra una serie di proposte, alcune delle quali arrivavano da Torino Design, da Zagato e da altri centri di eccellenza del nostro design automobilistico. Ebbene, su questa proposta di stile di Italdesign Giugiaro ha poi lavorato per finalizzarla Pininfarina in una sorta di alleanza inedita che io non credo abbia nessun precedente nella storia dell'auto. La cura che è stata riversata nel progetto stilistico di queste due macchine vietnamite è evidente nell'attenzione che c'è per i più piccoli dettagli. Osservate la calandra di questa Lux A2.0, ha un andamento asimmetrico, anche questo molto molto particolare, e nella griglia le cromature servono a stilizzare il logo della casa. Guardatelo qui, VF. Ma che cosa si nasconde sotto il vestito, tutto sommato davvero così riuscito per essere un primo tentativo di queste VinFast? Beh, si nasconde tantissima tecnica, tantissimo know-how automobilistico europeo. La piattaforma su cui sono state sviluppate la berlina e la SUV della VinFast è stata realizzata dalla Magna Steyr e l'architettura elettrica invece è frutto del lavoro della Bosch. Per entrambi i modelli è stato sviluppato un 2000 turbo benzina progettato in Austria dalla AVL e disponibile in due varianti, una da 176 cavalli, l'altra da 231. Entrambe saranno disponibili sulla berlina, mentre sulla SUV ci sarà soltanto la più potente. Una scelta da riferimento assoluto è anche quella che è stata fatta per il cambio, perché sulle due nuove vetture della VinFast, sulle prime vetture della VinFast, verrà adottato l'otto marce automatico della ZF, che rappresenta un po' lo standard, il punto di riferimento per i cambi a convertitore di coppia dei giorni nostri. Nel caso della SUV, questa trasmissione è abbinata a una trazione integrale sviluppata ancora una volta da un'azienda occidentale, la Borg Warner, mentre nel caso della berlina l'unica scelta a disposizione sarà quella della trazione posteriore. Adesso la VinFast, che è una sussidiaria della conglomerata Vingroup, la più grande azienda privata del Vietnam, è al lavoro per iniziare le consegne dei suoi primi due modelli in Vietnam da giugno del 2019, per poi avviarle probabilmente dall'anno successivo anche all'estero, e poi per ampliare anche la gamma oltre questi due primi modelli. A condurre questa impresa saranno dei manager con molta esperienza nel settore automotive, in particolare c'è una numerosa rappresentanza di ex dirigenti della General Motors. Ce la faranno a portare a buon fine questa avventura? Beh, se la dirigenza deciderà di proseguire con gli investimenti, con la giusta convinzione, secondo me le carte in regola, i presupposti ci sono davvero tutti.